Allora, gioco terribile. Siamo andati con Shifu. Prendiamoci l'energia. Vogliamo andare con Maestro Bufalo, Maestro Coccodrillo. Andiamo col coccodrillo, dai. Mi ispira una certa fiducia. Nonostante nel gioco precedente i coccodrilli erano i nostri nemici, ma vabbè, dettagli. La gang Croc. Allora, Croco Maestro, che cosa mi insegnerai? Rubare le caramelle a un bambino. Possiamo vendere questa roba sulla costa. Sì, su Saccheggiare è eBay. troppo facile. Beh, adesso sarà un po' più difficile. Preparatevi a difendervi da un paio di maestri di Kung Fu. Pensavo che ne avessi abbastanza. Ne ho abbastanza di stupidi panda. Ah, combatti a parole. Ok, ragazzi, è tutto vostro. Pensateci voi. Dovrei sapere chi è. Era un nemico del gioco precedente o è un nemico del film? Pensavo che sarebbe stata una lotta uno contro uno. Eh già. D'altronde il nostro maestro non serve assolutamente. Guardalo! Non serve assolutamente a niente! Cosa fai tu? Cammina lui! No, 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 le iene ci attaccano. Uno contro tre, ma lui sta lì. Complimenti, maestro. Allora, non c'è nulla da queste parti, vero? Distruggi i contenitori di cibo. Ma chi se ne frega? Io ero qua per vedere se c'erano bandiere. E cosa interessante è che vicino all'acqua i nemici muoiono. E beh, dai, sono sopravvissuti, ma com'è possibile? Dove sei tu? Vieni qua. Ecco Sono fatto. qui. Ancora vivo? Mamma mia. Salve, Po. Serve aiuto? No. Tigre? No, tutto sotto controllo. Tutto a posto. Non è che hai una scala? Un maestro di Kung Fu è sempre pronto. Sì, un maestro di Kung Fu ha sempre una scala nascosta nel culo. Se ti servo, fai un fischio, Po. Ok, tigre. Non che mi serva aiuto. Sono un maestro di Kung Fu, in fondo. Dovremmo esaminare gli oggetti rubati e cercare di individuare i legittimi proprietari. Certo, Seguendo. maestro. In realtà, Po, devi inseguire il capo dei lupi e assicurarlo alla giustizia. Bene, maestro Croc. Pronto all'inseguimento. Che tra l'altro. Scusa un secondo. Esatto. Se noi non fossimo andati prima con Shifu, qua non ci potevamo entrare. È una zona nascosta. Era una zona nascosta questa. E non posso passare se non passando per forza da lì, eh. Beh, in fondo io sono andato con Shifu per principio. Però, cavolo, abbiamo fatto proprio bene. Non è che c'è la prima citata bandiera, no? Mamma mia. Allora, sembrerebbe che io non possa cadere in acqua, almeno quello. Bandiere. Questo è un gong? Perfetto. No, bandiere non mi sembra di vederne, stranamente. Però ci dovrebbero essere altri 10 di oro. Ecco, esatto, probabilmente lì. Sono 35, ne abbiamo 25. Il gong ci ha dati 10. Vuol dire che altri 10 ce le darà. Qualsiasi cosa ci sia là sopra. Che poi ci serve qualcosa a prenderli? Eccola qui la bandiera. Visto? 30, neanche 35, mannaia. Dire che c'è ancora un oggetto, ma a sto punto chi se ne frega, giusto? Sì, anche perché non c'è nulla dove io possa andare d'altra parte. Va bene, direi proprio di fermarla qui e proseguire. Ah, eccolo, eccolo.
Oh, soddisfazione. Mai fermarsi, ragazzi. Arrivate sempre fino in fondo, cercate in ogni angolo. Prima o poi qualcosa lo trovate. Fermate quello stupido panda! È un ordine! Intanto me ne scappo! Non riesci a combattere le tue battaglie da solo? Prendetelo! Avete sentito gli ordini! Fermatelo ora! Disse quello che... Allora, ammetto che è stato un mio errore, perché pensavo di poter passare da qui a fuori, ma c'era questa piccola barriera che non avevo visto. C'era quella piccola barriera lì che non ho visto e di conseguenza... avrei finito per rimbalzarci contro. Chi lo vuole vedere di nuovo? What time? Hey, what time? Chi è il tuo fan? Pensavo stesse per dire chi è il tuo paparino per qualche motivo. Allora, aspetta. Spirale Kufuf. Ecco fatto. Lo faccio continuamente. Sì, lo facciamo continuamente. Mamma mia, che calcio. Ma dai. Dai che finalmente facciamo a botte, stronzo. Ma dai. Mamma mia. Non scappare, non scappare, non scappare. Kufuf. Ok, dovrai rispondere dei tuoi crimini di fronte al consiglio del Kung Fu. No, per favore, io devo... Che cos'è? Dove? Estrarti. Il vecchio trucco del... Guardala. Addio, guarda. Ah, lo odio quello. No, sei tu che sei un pirla, Po. Non ti preoccupare, Po. Lo seguirò io e tornerò da te. Grazie, Gru. Sarà meglio che torni dal maestro Croc per vedere che cosa ha scoperto. Oh, dei martelli, che bello. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma io, ma perché non mi informo prima sui giochi? Che è sempre interessante, è una sorpresa continua, per carità. Però, mamma mia. Almeno saprei cosa aspettarmi da certa... roba. Ah, Dio mio. Io continuo a prendere trofei su trofei, non sapendo neanche uno di che tipo e due per cosa. Che tra l'altro, io vorrei mostrarvelo perché devo mostrarvelo. Vorrei farvi vedere... Oh, è vero, non posso perché in gioco per qualche motivo la mia PlayStation si è rincoglionita. Allora, beh, posso farvi vederli i modelli, perfetto. Vorrei che voi guardaste tutti i trofei in cui appare un personaggio. Sono i personaggi in T-Pose. Sono i personaggi in T-Pose. Questo gli ha le braccia anche staccate. Ha le braccia staccate, snodate. Sono tutti in T-Pose. Tutti in T-Pose, male fatti proprio. Guarda Shifu, che guarda di qua, con le braccine così. Uno dei braccetti fa anche così lunghissimo. L'unico normale è Mantide, incredibilmente. Che tra l'altro, boh, abbiamo fatto un trofeo, come ho detto, non sapevo neanche di cosa. Mamma mia. Prendi sto martello, va. Speriamo di poterglielo spaccare in faccia a qualcuno. Ecco. Vediamo. C'è qualcosa che posso raccogliere? Sembrerebbe di no. Io in ogni caso... Mamma mia. Quanta cattiveria. Che fa? Che fa? Po, che fai?